Rocco Musolino, allora, al volante di una splendida 106, nuovo acquisto, giusto? Sì. Ma già ti vedo soddisfatto della prima gara? Abbastanza, sì. Sono abbastanza soddisfatto, essendo la macchina che non conoscevo, una macchina nuova, e l'ho provata, mi sono divertito, ho fatto secondo di classe, fortunatamente, quindi prendiamo pure una piccola coppa e tutto qua, siamo divertiti una giornata. Possiamo dire che hai già trovato la tua macchina ideale? Insomma, avendo un'altra macchina un po' più impegnativa, questa parliamo, qui, ecco, diciamo, ricordiamo che parliamo di una Delta integrale. Delta integrale, sì. Questa qui diciamo che è un di più per un divertimento assicurato. La macchina ti permette di divertirti, quindi ci accontentiamo così al momento. Dai, bene, Rocco. Siamo tutti, preciso ringraziare i meccanici che mi danno una mano e tutti gli amici e la famiglia che mi dà supporto tecnico e morale. Grazie, Rocco. Va bene, ciao a tutti. Ciao. Sì. Passiamo alla L'N1006, su Peugeot 106 16 valvole, terzo classificato Francesco Falco. Francesco Falco, non lo vedo. Va bene, passiamo al secondo classificato, sempre su 106 16 valvole, all'esordio su questa macchina, secondo classificato Rocco Musolino. Eccolo qua che viene di sghiscio sul secondo gradino del podio, mentre è appannaggio del primo gradino dei piloti per passione, vincendo la classe e il gruppo N, Antonino Germano. Germano, non c'è bisogno che salga sul... Bene, grazie mille.